Ciao ragazzi, bentornati su Climax. Allora, come vedete, siamo in libera, siamo tornati nel fiume, è finito il fermo pesca, quindi si ricomincia a pescare in libera. E tanto attesa questa sessione, perché ci mancava molto il fiume, ci mancava molto venire a pescare qui soprattutto, quindi niente, adesso non vedo l'ora di buttare giù le canne e magari tirar fuori qualche bella carpa. Quindi comincio subito a tirare fuori tutta la mia roba, Max dovrebbe raggiungermi tra non molto e niente ragazzi, faccio vedere un po' come si presenta il fiume. Finalmente. Bene, si comincia. Bene, allora ragazzi, vi faccio vedere con cosa pesco questa sera. Quindi amo del 2, doppio innesco Climax, ok, del 20, le nostre. Poi altro innesco con boilies del 20 Climax e la boilies affondante alla crema del 16 sempre. E alla fine la nostra mitica pop-up alla prugna, che diciamo l'anno scorso ci ha regalato diverse gioie qui. Speriamo che anche quest'anno faccia un po' la differenza. Ora manca da farvi vedere il sacchettino, quindi vi faccio un sacchettino, faccio vedere un sacchettino, ok? Allora vi faccio vedere un'altra volta come faccio i sacchettini, come li faccio io, come hanno insegnato a me e come continuo a farli. Allora, prendo il sacchettino, lo giro al contrario, ok? Con l'amo lo aggancio nel fondo, quindi avrò questa situazione qui. Poi giro il sacchetto e mi trovo con la boilies all'interno del sacchetto. Come vedete è all'interno. Metto un po' di pellet. Lo vedete di diversi colori perché solitamente io mischio il pellet. Mi piace ogni tanto mischiare il pellet al pesce con quello alle spezie, quindi abbino un po' i gusti anche dei pellet in modo da non avere solamente un aroma. È una cosa che mi piace fare e quindi la faccio. Poi metto il piombo, ok, e metto ancora pellet e comincio a far pieno il sacchetto. Faccio bello carico, facciamo bello tosto questo sacchettino qua stasera, là, ok, ed ecco mi ritrovo con il mio sacchettino così. Poi lo prendo, schiaccio bene e compatto il tutto. Una leccatina all'estremità e voilà. Ed ecco il mio sacchetto. Questo è uno. Un'altra cosa, da quando mi è successo un episodio e che ve lo racconto in breve, nella fretta di aprire le canne e buttare tutto in acqua, una volta ho perso una carpa perché non ho fatto caso alla montatura. Quindi io da quella volta in poi, ogni qualvolta che apro una canna, faccio sempre la prova dell'allamata. Vedete? Faccio questa prova, mi assicuro che l'amo si agganci bene in modo da consentirmi una bella allamata e sapere che sono in pesca con una montatura valida. Bene, andiamo a lanciare la prima canna. Allora, prima canna pop up alla prugna, via
Oh, voilà. Bene. Ci sono le solite piante che crescono sempre. Adesso lancio la canna, quella con il doppio innesco 2016. Vediamo, io la lancerei appena fuori da quei cespugli lì, non so se li vedete, verso metà canale circa, quindi anzi no, mi tengo la prima a destra sotto riva, l'altra la butto nella riva opposta. Oh, proprio vicino alla riva sono andato, bene. Sul naviglio solitamente non c'è molta corrente, però in ogni caso io pesco con piombi da 170 grammi. Comunque corrente c'è, non eccessiva, ma c'è. Ed ora l'ultima canna, ovvero la mia preferita, non per la canna ma per il punto dove la sto andando a calare, perché questo è un punto dove personalmente mi ha sempre regalato molte gioie, quindi qui ragazzi metterò la doppia del 20 Climax, eccolo qui. Qui si fa proprio il lancio del nonno, perché c'è un cespuglio lì a metà, non è molto in superficie, non si vede moltissimo. Io devo lanciare dopo quel cespuglio lì praticamente. Eccolo lì, perfetto. Frizione aperta del tutto. E mi porto la canna fuori. Di solito queste alghe che si formano qui verso la sponda di qua del canale sono ottimi nascondigli per le carpe, quindi speriamo che questi posti paghino anche questa sera. Molto bene. Ragazzi, ed eccolo qui. Buonasera, bentornati a casa. È arrivato anche Max. Max sta lanciando la sua prima canna. Sì. Allora, blowback rig con affondante Climax e pop-up bianca crema pepe, sempre Climax ovviamente, con un amo del 2 generoso. Sì, perché ragazzi ovviamente qui è la prima volta che testiamo il nostro mixer, appunto quello che abbiamo fatto ultimo anche in canale, perché finora l'abbiamo provato occhio, finora l'abbiamo provato nelle cave di casale mi sembra, e aveva dato i suoi frutti. L'abbiamo provato in vari laghi che avete visto i vari video, e adesso ci manca solo il canale. Speriamo sia una boilies che funzioni bene anche qui, così diventerebbe un po' una boilies generica, no Max? Per tutti gli sport sarebbe oro, ma sono convinto che porterà risultati, ce la possiamo fare. Allora Max sta lanciando la sua seconda canna, e dove la lanci? Solito posto, centro. Allora questa la proverò su, perché ho una canna su tutta la sponda di là, questa penso a centro fiume e l'altra sul sottoriva, così prendo le tre sezioni del fiume
abbiamo. E l'altra la butterò là sotto, solito. Ed ecco Max che sta calando la sua ultima canna. Sì, abbiamo un doppio del 20 con un sacchettino un po' colorato questa volta, perché ho messo lo stick mix Orange Squid. Sono stanco, mi vanno via le parole. E questa la butto sul sottoriva. Ora andiamo. La accompagnerò. E noi lo accompagniamo, gli andiamo dietro. Qua sotto vedo delle alghe. Sì, di solito qui c'è il punto dove c'è un po' di chiazza, un po' di pulito. Sì, tenderò a buttarla un po' fuori pastura, diciamo, così come si può dire, ovvero fuori dall'alga, perché dopo magari una spruzzata di pelle ti gliela do sopra l'alga. Voglio fare questa prova qua, magari strana, stupida, però si sperimenta. Un po' di pelle qua sotto, esatto, e invece il sacchettino con il terminale lo butto un po' fuori. Voglio creare due zone di pasturazione, diciamo, una col sacchettino e una senza. Vediamo un po' cosa succede, magari una cazzata, ma potrebbe funzionare. Ok, quindi io dopo proverò a pasturare un po' qua attorno, così abbiamo la pastura del sacchettino, poca roba, mentre qua do una bella spalettata di pelle, là vedo movimento, ragazzi. C'è Max? Sembrerebbe di sì, sulla bilanciata Grimax e pop-up bianco. Bene, bene, bene. Vediamo cosa sarà, la vedo in superficie. Partenza cattiva. Sì, neanche quella da testa. Inquadri con quella da testa. Che emozione. Un attimo, perché qui è pieno di alghe, quindi dobbiamo stare anche attenti. Dove sei? Eccoti là. Occhio alle alghe, Max. Sì, la vedo. Ce n'ha ancora, perché bella argilla. Canale, ragazzi. Canale, ed eccola qui! Mix Climax, ragazzi, paga ancora! Adesso ve la facciamo vedere. Ragazzi, eccoci qua. Allora, siamo tornati dopo la frega e guardate che stupenda! Guardate che bella! Eccola qua. Guardate che coda! Ok, allora, velocemente ragazzi, vi faccio solo vedere la montatura, perché quando si è in fiume ci si può permettere anche di pescare. Aspetta che sta passando di tutto qua stasera. Ok, allora, tanto la chiudo un attimo, che c'è l'acqua. Dicevo, quando si è in fiume ci si può permettere anche di pescare con un amo del 2, un omino di neve con boiler Scrimax e pop-up Crimax bianca, crema e pepe. Amo del 2, blowback rig, non so se si riesce a vedere, il cappello un pochettino lungo perché si è un po' rovinato, però questa è la montatura, ragazzi. Poi diciamo un'altra cosa, che è la faccio rivedere e poi la lasciamo. È l'ennesima volta che paga l'abbinamento della nostra boilers con la crema. Che bella Cri. Bella gonfia. Boh, via. Max, salutala bene, che questa la rivedremo più avanti, speriamo. Ok, la riossigeniamo un attimo e quando vuole ci saluta, eccola. Ciao bella. Sì. Allora ragazzi, breve punto della situazione. Siamo arrivati in pesca alle 8:30. Sì, io sono arrivato un po' prima, come avete visto all'inizio video. E
il tempo di buttare le canne e 9:30, 9:20. Sì, diciamo che c'era ancora non, un po' di luce. Non ve l'ho fatto vedere, però diciamo che per un'oretta circa le canne continuavano a dare qualche tocchio, ma credo sia pesce di disturbo, quindi sì, insomma, non, niente di che, quindi non ho visto necessario, insomma, fare qualche ripresa. Poi è arrivato il signore e per la prima volta, perché solitamente quando andiamo in pesca così la prima carpa è mia, per la prima volta la prima carpa è sua, esatto. Questa volta. Adesso Max vi spiegherà come sì. L'ha presa, e anche se già comunque l'avrete visto in culla, però sì, so che in sono culla, con calma. Sono stato veloce perché volevo rilasciare subito la carpa. Ve lo rispiega. E nulla di complicato, usavo un blowback rig con una boilless affondante Crimax, mamma che buone, e una pop-up sempre fatte da noi, le avevamo fatte l'anno scorso ancora, queste qua, che sono quelle bianche, crema e pepe. Quindi ho voluto mixare i due aromi, pesce e crema, e con un bel amo del 2 è venuta a trovarci quella bella signorina. Felice perché Cri, come abbiamo già detto prima, lo stiamo testando sto mix da tutte le parti. Qualsiasi pozza è un possibile spot per noi per testare queste boilies che abbiamo fatto quest'anno. Ve l'abbiamo detto, le testiamo ovunque, esatto. E dappertutto. Quindi io sono veramente contento perché anche in fiume, anche se effettivamente è la prima, però c'è. Sì. Il mix c'è. Per me non so se faremo ancora accorgimenti, per adesso diciamo che sta veramente pagando tutti gli sforzi che abbiamo anche fatto. Anche perché ragazzi, giù non c'è solo il mix Crimax, c'è anche la pop-up alla prugna che l'altro anno sì, ha che dato, è sempre nostra, però non è un prodotto ma non è il mix Crimax, quindi esatto. Poi penso Max abbia anche una discharge, se sì, non sì. Ricordo male, quindi sì, non c'è unicamente il nostro mix, quindi il fatto che abbia scelto sì, fatalità, quella insomma ci ha fatto il piacere, quindi esatto. Adesso la serata prosegue. Sì, abbiamo ancora un'oretta, e perché come al solito siamo tornati a fare le nostre sessioni veloci di 2 ore e mezza, 3, quindi già i risultati sono arrivati per me. Vediamo come andrà a finire. Il movimento adesso, ripeto, c'è, perché lo sbalzo termico probabilmente ha favorito il passaggio di pesce importante. Ecco, una cosa che abbiamo notato è che, allora, tenete conto che la temperatura era di 36 gradi più o meno quando sono arrivato, 35-36 gradi, quindi c'era molto movimento in acqua, ma credo molto di pesce comunque piccolo, carassi, bremi, insomma non credo sia pesce di grossa taglia. Poi ad un certo punto si è completamente bloccato, perché ad un certo punto si è bloccato tutto. Poi è partita la carpa, sì. Di Max. Quindi questo lo diciamo anche per rispondere a domande che comunque ci fate sui social. Proprio l'altro giorno qualcuno ci ha chiesto più o meno a che ora mangiano, sì. Le carpe alla sera, e gli abbiamo risposto che probabilmente sulla fascia dello sbalzo termico ci sarebbe stato più movimento. Effettivamente poi le foto ce le ha mandate, quindi anche lui ha riscontrato questo, e fatalità, anche noi stasera abbiamo riscontrato che appena c'è stato, come ha detto Cristian, quel momento di morta dove si sono fermati probabilmente i piccoli pesci, e fatalità, è partita subito la carpa. Adesso c'è solo la speranza che non partano i gatti, quindi i pescettini gatti. Quindi speriamo che restino a distanza dai nostri inneschi. Esatto. Siamo stati generosi anche con gli inneschi, proprio per fare un po' di selezione di pesce piccolo. Abbiamo tutti entrambi inneschi doppi, tranne su una canna. Io ho appunto la singola pop-up del 16. Quindi sì, siamo partiti con un po' di selezione. Al momento questa è la situazione, adesso vediamo come va avanti, sì. E nel caso vi aggiorniamo. Ciao! Si sta alzando il vento qui, eh? Sì. Sta per arrivare il temporale con la nostra solita fortuna. Allora, ci sono le canne di Cristian che continuano a suonare,
non sappiamo se c'è. Ecco, aspetta, aspetta, aspetta. No. Qua ho visto un bel tirone Cri, però, sulla verde qua. Vediamo se ha un seguito. La canna però tende verso destra. Sta piovendo Cri? No. No. Eccoci qua ragazzi, ore 11:30 puntuali. Crimax chiude i battenti perché è giornata comunque lavorativa, stanchi. Ma soprattutto tempo... perché sta arrivando un temporale, sì, assurdo, esatto, anche strano. Quello. Strano perché... strano sì, zanzare ci sono, perfetto. Quindi niente ragazzi, adesso smontiamo tutto. E che dire, contenti perché comunque una carpa siamo riusciti a prenderla in, in 2 ore e mezza, 3 soprattutto qui, ha scelto il nostro mix, quindi la cosa ci fa molto molto piacere. E niente, è una piccola prova che anche qui comunque diciamo che va, adesso la proveremo sicuramente molte altre volte perché adesso la continueremo a testare anche nel, sempre nei canali, nelle cave, insomma continueremo il nostro test del mix Crimax un po' dappertutto. Esatto. Però a maggior ragione ragazzi siamo contenti perché adesso si è riaperta appunto la, la pesca in libera, quindi è un'altra cosa, quindi sì, la cosa ci, ci dà un po' più di sollievo e soddisfazione, e soddisfazione sicuramente. Quindi detto questo ragazzi, noi vi salutiamo, vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo video. E anche perché ci dobbiamo sbrigare prima che venghi giù il, esatto, disastro qua, perché la, la vedo male. Vabbè. Quindi acqua, niente ragazzi, vi salutiamo nuovamente, vi diamo appuntamento al prossimo video. Ricordatevi tutti i nostri social, quindi ci potete trovare sia su Facebook, su Instagram e... oppure via mail, insomma ormai li sapete, dai. Bene, signori, lasciate un like ovviamente se vi è piaciuto, lasciate un like, altrimenti se non vi è piaciuto non lasciate un like. Ciao ragazzi, ciao, alla prossima, ciao da Crimax.